ovviamente è partito il video ancora prima che io volessi farlo partire, ma va benissimo così, ragazzi. Riciao un'altra volta per chi ha seguito il video scorso. Chi ha seguito il video sa dove sono stata, cioè dove sono in questo momento. Devo dire che ho fatto una bella spesa, ho comprato un po' di cose, la commessa è stata bravissima perché mi ha davvero consigliato bene. Oh, se sta qua, sta ferma, magari faccio retromarcia. Questa mi ha visto che mi facevo retromarcia, ha voluto scendere comunque dalla macchina che hanno parcheggiato a due spanne dalla mia porta. Ecco, e adesso non contenti mi stanno passando di dietro. Mi state prendendo in giro? Grazie. Ok. Un po' buio qua. Bravo. E luce fu. La nonna è lì e il nonno è lì. Ok, posso fare domanda. E niente, dicevo, ho speso un po'. Anzi, tecnicamente mia mamma ha speso un po' perché i soldi sono di mia mamma. Ma abbiamo fatto una spesa di qualità. Di qualità. E abbiamo speso circa un 62 euro, ma ovviamente video traballante, e ovviamente abbiamo preso 1, 2, 5, 6, 6, 7 tipi diversi di formaggio, compresi i formaggi stagionati, che ovviamente sono quelli che costano di più, ma che sono più buoni. Voi ragazzi siete di più per i formaggi a pasta morbida poco stagionati o siete di più per i formaggi molto stagionati o stagionati, quindi quelli a pasta dura tipo il grana e simili? Personalmente sono più per i formaggi stagionati che buoni, però io amo il formaggio in generale, ci sono solo pochi tipi che non mi piacciono tanto. Ma va bene così, tesori. Scrivetemi nei commenti che formaggio vi piace di più. E basta. Gli intolleranti al lattosio, ci sono anche formaggi di capra e di pecora. Quindi su via scrivetemi tutti, non avete scuse. Basta. Insomma, fatta questa spesa, non ho finito perché devo andare e c'è caldo, perché non mi sono tolta il golfetto, mannaggia, no, non posso tirare su perché sennò c'è casino, sentite più niente, perfetto, dovevo togliermi la giacchetta, il cardigan o la sbiloia come la chiamo io, prima di partire. Vabbè, fa lo stesso, me la tolgo appena finisco di guidare. Adesso torno a casa. No, non torno a casa. Un birbantelli, credevate? Sto andando in un supermercato a comprare altre due o tre cose che ci siamo dimenticati di acquistare l'ultima volta che abbiamo fatto la spesa. C'è un camion davanti a me. Dai, tesoro, e frena, amore. Sarai pieno come un uovo, però. Ah, c'era la macchina che doveva girare. Niente, ragazzi, subia. Formaggio a parte, voi andate a fare la spesa o la fanno i vostri genitori? O la fate voi che siete i genitori? Voi che mi state seguendo, chi fa la spesa? Cosa mangiate di solito? Seguite una dieta salutare o preferite magari più carne, più verdura, formaggi, pasta, legumi, insetti? Fresca fritta. Io personalmente preferisco la verdura. Non sono vegetariana, ma mi piace tanto la verdura e la frutta. La ciccia un po' meno. Mi piace di più il pesce. La carne la mangio lo stesso, ovviamente, perché mia mamma la fa e bisogna mangiarla. No, sto scherzando, perché insomma si mangia anche la ciccia. Preferisco la verdura e la frutta, ma lo stesso, non è importante. Voi siete dei carnivori? Sto guidando, ragazzi, non è che su via,
Allora, no, tu fermo, bravo. Non so se avete presente. Allora, andiamo di qua che ci mettiamo di meno. Allora, ragazzi, un po' di strada, eh? C'è da fare oggi. Allora, in previsione per questo canale, oltre ai video che ho detto nello scorso video e che se mi interessa sapere che video guardate l'altro video, ho detto un po' di volte video, non so se si è capito. Comunque, in programma c'è un altro vlog in macchina, questo è il secondo, ce ne sarà un terzo, non penso ce ne sia saria, e quello è dialetto. Non penso che tu, un uccello, non penso che ce ne sarà un quarto, perché penso che o farò un terzo e basta, o sarà un terzo cioè perché devo altre due destinazioni da raggiungere, ma una più corta, per cui non so se effettivamente la farò, cioè se farò un video, muoviti, bradipo. Vabbè, insomma, seguitemi, lo scoprirete, va bene? Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, a chi manca il cinema? A me manca. Ma a me manca, ma non è che mi manca solo il cinema, mi manca il cinema con la mia compagnia, con i miei amici, con tutto il mio gruppone. Ma non solo il cinema, mi manca andare in montagna, fare le escursioni con tutti i miei amici, trovarci in casa tutti insieme a mangiarci la pizza, il sushi. Allora, premetto che noi in compagnia siamo, dipende, sì, brava, dipende da quanti siamo, dai 15, quando ci impegniamo siamo una ventina, ma in genere sui 12-15, quando siamo sempre quelli più o meno che ci troviamo. Perciò, insomma, siamo abbastanza persone, ecco, ed è bellissimo trovarci perché facciamo bordello. Bordello non nel senso che spacchiamo tutto, no ragazzi, siamo delle persone educate, perché nonostante noi siamo veneti, non siamo dei gran bevitori, non siamo neanche astemi, eh. Una via di mezzo, non siamo i classici veneti stereotipati che gli embriaghi dalla mattina alla sera. Magari se cambi marcia, Lisa, cara, vai meglio. Non siamo il classico stereotipo di Veneto che è sempre ubriaco col bicchiere e la bottiglia in mano, però dai, insomma, qualche bicchierino ce lo beviamo anche noi quando ci troviamo, ecco, senza esagerare, perché ragazzi l'importante è non esagerare mai, per favore, specialmente cioè se tu sei in casa tua o okay, che, ok, se poi devi guidare non bere, se bevi non guidi, ricordatemelo. Anche perché ragazzi, qual è il brutto? Che se voi bevete per divertirvi, ma poi tante volte magari succedono casini, risse, perché quello mi ha inculato l'amorosa, perché tu mi hai toccato il culo, perché. Ragazzi, ci si può divertire anche senza bere, cioè. Dai, potete farcela, cioè se ce la facciamo noi che siamo in una quindicina che. L'unico che beve, cioè c'è solo una persona che beve tanto ed è mio cugino e lui beve veramente tanto, ma solo lui, cioè poi magari sì, qualcosina in più anche mio fratello, magari io, ma poi gli altri sono molto moderati, siamo bravi, siamo bravi, siamo molto molto bravi. Come ci siamo arrivati a tutto ciò? Ah, perché dicevo che mi manca trovarmi con la mia compagnia. Sì, mi manca un sacco trovarmi con la mia compagnia. Perché non si può? Si potrà di nuovo prima o poi? Speriamo. Andiamo di qua la freccia. Scusate se ha dondolato tutto, ma ho fatto una curva con tanto di buca nel bel mezzo di un'immissione nella stradina con dosso proprio lì, cioè quindi è stato tutto un po' un. Dove stai andando, signorina? Signorina Lisa, dove stai andando? Per un parcheggio. Vabbè,
chi se ne frega anche se cammino un po' di più, l'importante è trovare un buco dove parcheggiare, tipo questo che è un pochino anche all'ombra tra l'altro. Devo solo parcheggiare come salve, sì, sì, il tuo telefono qui sul mio. Bisogna solo parcheggiare un po' come i cristiani. Ottimo. E con ciò vi lascio con questa domanda. Vi lascio con questa domandona. Nella vostra regione, che stereotipi hanno costruito nei vostri confronti o nei confronti degli altri? Per esempio, come ho appena detto, noi veneti in generale siamo, diciamo, conosciuti per essere dei grandi bevitori e per dei grandi, purtroppo, ahimè, mi tocca dirlo, bestemmiatori, anche se io non bestemmio assolutamente, ma conosco tanta gente che bestemmia, cioè che dice più bestemmie che parole, e purtroppo noi veneti siamo così. È uno stereotipo reale, anche se non di tutti, diciamo dell'80% delle persone, dai, sono gentile. E voi invece, nella vostra regione, com'è? Com'è il vostro stereotipo e di voi, o magari anche degli altri, cioè della vostra regione o delle altre, ed è reale, punto di domanda? Fatemi sapere. E va, magari leggerò i commenti, qualche video, vedremo, va bene? Ditemi quello che volete. Casomai faccio un video dove leggo i commenti, va bene? Intanto ciao. Beh, non in macchina ovviamente, non li leggo in macchina finché guido. Ci avete provato, eh? Niente, io vado a fare quello che devo fare, ci vediamo dopo. Un bacione, condividete per favore, mettete un like perché vi voglio bene a tutti. Vi saluto tutti, ragazzi. E basta. Iscrivetevi. Un baciotto. Ciao tesori. Una buona giornata.